Missionari di Padre Pio, l'appuntamento in questo mese è dedicato alle missioni con Padre Aldo Broccato. Grazie per la tua disponibilità. Padre Aldo, insieme all'equipe del servizio di animazione missionaria, tu sei il coordinatore di questo servizio, dove i missionari di Padre Pio sono in Africa e in particolar modo il Chad Centrafrica. Ecco, perché il Chad Centrafrica? Perché dal 1995 è nata la custodia dei frati cappuccini del Chad Centrafrica e quindi c'è già comunque il frutto di una evangelizzazione che ha portato a realizzare la provincia sostanzialmente dei frati cappuccini. E di conseguenza ecco anche la nostra presenza si è allargata non solo nel Chad ma anche nella Repubblica Centrafricana. Ecco, un impegno e soprattutto anche un servizio, quello dei frati, che è ormai dal 1965, l'agosto del 65, quando partirono i primi quattro frati. Prima di partire si fermarono proprio qui a San Giovanni Rotondo e andarono a chiedere la benedizione a Padre Pio, che assicurò con la preghiera la sua vicinanza. Padre Aldo, quando parliamo di missioni, spesso la nostra attenzione cade sul mese di ottobre, ma in particolar modo il Papa parla di un ottobre straordinario. Perché? Perché quest'anno si vuole evidenziare la lettera apostolica che fece Benedetto XV nel 1919, con la quale rilanciò la Maximum Illud, con la quale rilanciò l'azione missionaria della Chiesa dopo la guerra, dopo la prima grande guerra. E quindi a 100 anni da questa esortazione apostolica, giustamente Papa Francesco ha voluto quasi mettersi in sintonia con l'idea appunto di rilanciare anche l'opera missionaria. Mentre Papa Benedetto XV forse all'epoca voleva finalmente ridare impulso missionario alla Chiesa dopo la guerra, in ragione di una missionarietà che era piuttosto legata nei secoli precedenti alla colonizzazione, ridargli invece tutta la sua dimensione evangelica, oggi Papa Francesco, potremmo dire nel suo messaggio, Battezzati e Inviati, vuole ancor più sottolineare non solo questo carisma evangelico che deve essere annunciato, ma anche la collaborazione dei laici. È il battesimo che ci rende missionari innanzitutto, oltre al fatto che poi per vocazioni particolari alcuni possono fare anche delle scelte di andare effettivamente in missione in queste terre lontane. C'è un richiamo anche a Padre Pio in questo senso, perché Benedetto XV è stato il Papa che ha voluto bene a Padre Pio, seppur in quel periodo veramente forte per la sua vita. E effettivamente ci troviamo subito dopo la sua stigmatizzazione nel 1918, quando Benedetto XV ha fatto questa esortazione apostolica, Maximum Illud. E io penso che innanzitutto Benedetto XVI stimava Padre Pio e anche dopo le prime indagini sulle stigmate penso che ha serbato sempre una profonda stima verso il nostro santo confratello. Non solo, ma io credo che se c'era un desiderio recondito in Padre Pio per l'opera missionaria, cioè il desiderio di partire anche lui, forse è stata proprio questa esortazione apostolica di Benedetto XV a mettere nella mente e nel cuore di San Pio, perché no, il desiderio di offrirsi anche lui per la causa missionaria. E c'è uno stretto legame, perché no, con questo Papa e Padre Pio. Ecco, ricordiamo anche, era nella tua Sant'Elia Pianisi, Padre Pio, quando ebbe l'opportunità di incontrare il ministro generale d'allora e chiese di partire missionario, giusto? Certo, allora era un giovane frate. Un giovane frate, certamente con tanto entusiasmo. Ma io penso che questo desiderio non è stato altro che il luogo fecondo dove Dio ha potuto far maturare la sua santità. E a Sant'Elia lui si è offerto totalmente nella consacrazione religiosa
e la sua consacrazione religiosa è stato già il segno di una missionarietà della Chiesa. Io da questo punto di vista lo accosterei molto a Santa Teresina del Bambino Gesù, patrona delle missioni. Anche lei monaca di clausura, ma col grande desiderio di annunziare il Vangelo ad ogni creatura. E quindi, malgrado la sua vita chiusa in un monastero, comunque è stata una grande missionaria. E allora, Padre Aldo, noi andiamo virtualmente in Africa attraverso altri contributi e servizi per andare anche a comprendere quella che è la realtà. A volte anche chiacchierando con qualcuno non si ha e non si percepisce effettivamente qual è il bisogno. Perché noi pensiamo ai nostri smartphone, pensiamo alla luce elettrica, pensiamo all'acqua che viene fuori dal rubinetto di una cucina, ecco, lì invece siamo tra virgolette in un altro mondo, un mondo che è molto lontano dal nostro, dove hanno bisogno un po' di tutto. Certo, sebbene ormai tante cose sono arrivate anche in Africa, anche nel Chad, anche nel Centro Africa, comunque ci sono ancora tante realtà essenziali di cui diciamo si ha effettivamente bisogno di portare una promozione. Se penso alle malattie, quindi a livello sanitario, ci sono ancora malattie che uccidono, come la malaria e come altre malattie legate agli aspetti parassitari ed altro, malattie che non vengono ancora debellate, e quindi c'è bisogno di una promozione a livello sanitario non indifferente. Quello che reputo importante però è anche la formazione. E quindi il nostro impegno come missionari è quello di educare i giovani, di creare scuole, di dare delle opportunità in questo senso, perché è la formazione che farà in modo che gli stessi africani riescano finalmente a dare l'impulso di una promozione umana e sociale al loro paese, alle loro realtà. Questo è fondamentale. Ecco, noi missionari puntiamo su queste due cose, la formazione e poi il sostegno ovviamente e la promozione a livello sanitario, perché lì c'è bisogno veramente del nostro sostegno. Bene, noi intanto vediamo un po', soprattutto in termini di aiuti, cosa possiamo fare nel nostro piccolo andando virtualmente in Africa. Le donne sono più povere degli uomini per differenti ragioni, ma tutte possono essere fatte risalire alla discriminazione, all'esclusione sociale, fattori che hanno radici antiche, profonde e si materializzano in pratiche che in molte tra le zone più povere del pianeta non sono ancora state riviste in modo da garantire uguaglianze di diritti e pari opportunità. In molti paesi africani la discriminazione affonda le sue radici fin nel diritto di famiglia ed in pratiche tradizionali ancora molto radicate. Ad esempio, le donne non hanno lo stesso diritto all'eredità degli uomini. Possono essere date in moglie dai padri o dai tutori. L'età consuetudinaria, ma anche legale, per contrarre matrimonio è bassissima, 15 anni. Bassa scolarità e o analfabetismo significano dotazione minima di strumenti adatti a far fronte ad eventuali e sempre più frequenti crisi che riducono le già scarse entrate familiari. Le statistiche continuano a dirci che le donne africane costituiscono il 70% della forza agricola del continente, producono l'80% delle derrate alimentari e ne gestiscono la vendita per il 90%. Nella stragrande maggioranza, però, sono impiegate nel settore informale e o in posti poco qualificati. La percentuale di donne salariate nel settore non agricolo è una delle più basse del mondo. Eppure la donna è un'infaticabile lavoratrice. Comincia prima dell'alba e se ne va a riposare quando tutti gli altri sono a letto. Se all'uomo spetta tradizionalmente il lavoro pesante, la caccia, la pesca, la costruzione della casa, l'abbattimento degli alberi, alla donna tocca l'intero lavoro della casa, non meno pesante: nutrire ed educare i figli, assistere agli anziani, lavorare nei campi, soprattutto dove l'economia è esclusivamente agricola, seminare, mietere e vendere i prodotti al mercato, andare al pozzo per l'acqua e cercare legna da ardere, occuparsi degli animali domestici, insomma, è la donna che genera reddito. Proprio l'istruzione legata alla scuola è all'origine delle nuove conquiste delle donne nella società, in Africa. Ciò consente loro di ricoprire in maniera crescente ruoli da sempre riservati ai maschi.
è la donna della speranza, che in futuro potrà salvare l'Africa. Bene, torniamo di nuovo qui a San Giovanni Rotondo, nella chiesa di San Pio da Pietrelcina, proprio accanto alla chiesa inferiore dove sono custodite le reliquie del corpo di San Pio da Pietrelcina con padre Aldo Broccato. Siamo stati virtualmente in Africa, abbiamo visto sorrisi di bambini, abbiamo visto queste donne, ma anche il grande aiuto di cui necessita l'Africa e i frati cappuccini. Tra l'altro i frati cappuccini della provincia religiosa hanno anche un vescovo, dal 1997, Monsignor Pio Ramolo, che è vescovo della diocesi di Gorè. Si può dire una diocesi che è nata grazie alle missioni di Padre Pio, ai missionari di Padre Pio? Sì, sì, certamente la diocesi di Gorè è nata in un luogo dove soprattutto noi frati cappuccini della provincia di San Francio del Padre Pio abbiamo operato fin dal 1965. Anzi, potremmo dire che la diocesi è nata proprio in funzione della disponibilità di Monsignor Rosario Pio Ramolo, proprio perché c'era la necessità di dividere un'altra diocesi, quella di Dobà, dove noi avevamo da sempre operato. Ed è chiaro che questo è anche un altro frutto, insieme alla custodia dei frati minori cappuccini, di una realtà di chiesa che si è evoluta, che è cresciuta, che oggi rappresenta, se vogliamo, il risultato di un lavoro davvero prezioso che i nostri missionari hanno fatto. È anche un dono da parte di Dio avere un vescovo che rappresenta la nostra provincia, che è stato un nostro frate, che è sostanzialmente ancora un nostro frate, è certamente un segno che Padre Pio è là, in quella chiesa, ad operare e ad essere anche lui missionario ancora oggi in mezzo a quelle popolazioni. Inoltre, sempre in quella realtà, ci sono scuole in nome di Padre Pio, c'è il postulato dei frati cappuccini che porta il nome di Padre Pio, Fraternità di San Pio. Ci sono tante altre piccole realtà che si ispirano alla spiritualità e all'opera sociale di Padre Pio. Grazie, grazie Padre Aldo. Noi ci rivediamo la prossima settimana con missionari di Padre Pio per raccontare la missione di Padre Pio in Africa, ma allo stesso tempo anche l'importanza di questo ottobre straordinario, come lo ha voluto definire Papa Francesco. Grazie, grazie Padre Aldo. Grazie.